Come anticipato, come detto anche nell'introduzione, non è una serie semplicissima da doppiare, da tradurre, da adattare, e ci sono tantissimi fan super affezionati che sono attentissimi a come vengono tradotti e come vengono resi i dialoghi. Sentite un po' la responsabilità di questa cosa, di dover accontentare i fan più esigenti rispetto a una serie che non è semplicissima da rendere in altre lingue. Guarda, noi cerchiamo di sempre una assoluta aderenza all'originale. L'assoluta aderenza non vuol dire che noi facciamo le imitazioni, vuol dire non tradire il carattere e anche le cose che dicono, laddove è possibile tradurle nella nostra lingua. Se sentiamo la responsabilità, sì, nel senso che entriamo in sala sapendo che non dobbiamo staccarci mai da quello che è stato fatto, peraltro molto bene. È chiaro che la nostra è, io dico che il doppiaggio è un po' il sottotitolo parlato, recitato, e che permette a chi non capisce la lingua originale di poter godere del prodotto, altrimenti non potrebbe. C'è la responsabilità e c'è anche un grande lavoro che si fa però in sala. Io so che molta gente pensa che vengano mandati i copioni a casa prima, che loro studino. No, loro arrivano in sala e leggono quello che c'è scritto. Io do le indicazioni, i tempi rispetti loro, anche perché chi ha scritto l'adattamento ha attentamente seguito quello che è l'originale. Poi noi abbiamo modalità diverse anche nella recitazione, perché i doppiatori sono degli attori, certo, fondamentalmente. Quindi questo, seguendo loro sono talmente bravi che a volte abbiamo un po' timore di non rispettare fino in fondo quello che fanno loro, però noi facciamo quello che possiamo, peraltro in tempi strettissimi. Ecco, infatti la domanda è proprio questa, nel senso, mi anticipavi che non vi arrivano le puntate prima, non avete modo di studiare. A me arrivano gli originali, io li controllo, li guardo, quindi quando arrivo in sala io conosco la puntata, ma loro poveracci no. E quindi do le indicazioni in base a quello che andranno a fare, però loro sperimentano, fanno così. I tempi di consegna, diciamo, di un episodio quali sono? Sono molto veloci? Oddio, di consegna in che senso? Nel senso cioè arrivano in sala, non hanno mai visto la puntata, devono anche farlo velocemente il doppiaggio. Tutto l'episodio è diviso in piccole tranche che sono chiamati anelli. Uh-huh. L'anello si dice che va a loop, nel senso che si comincia a vedere e cominciano a guardare gli occhi, come vengono dette le battute, poi chiaramente leggono anche il copione che hanno sul leggio. E poi si cominciano a fare le prove, poi si fanno le incisioni, quando non vanno si rifanno. I tempi sono stretti, nel senso che non hanno tantissimo tempo per... E chiaramente gli attori di presa diretta hanno tempo per studiarsi il personaggio, per capire, anche se credo che ormai loro lo conoscano alla perfezione. Però insomma. Una domanda per Leonardo, sì. Tu sei il doppiatore di Sheldon, hai dichiarato che doppiare Naruto, perché tu sei anche il protagonista di questo anime famosissimo, sei appunto la voce di Naruto, tu hai dichiarato che doppiare Naruto ti ha aiutato tantissimo ad ottenere poi la parte di Sheldon. In che senso? Mi ha aiutato perché è un cartone animato. Sheldon ha dei ritmi molto veloci, come sono i ritmi dei cartoni animati. Io ne ho doppiati molti di cartoni animati, specialmente quelli giapponesi, e un cartone animato come Naruto mi ha aiutato a stare appresso a questo personaggio che dice tantissime parole, perché la traduzione in italiano di quello che lui dice ovviamente è più lunga di quello che dice in originale, e quindi fare entrare le parole giuste all'interno di quel tempo, il tempo di ovviamente di apertura vocale, è stato fondamentale, una palestra come quella dei cartoni animati. E devo dire che questo cartone animato che io ho fatto per Marecchie Stagioni, che spero continui perché sta andando bene, mi ha aiutato molto con Naruto, come altri cartoni come Bakugan e tanti altri che ho doppiato, via dicendo. E lui è un personaggio talmente particolare, talmente bizzarro, con una velocità poi estrema, che poi comunque oltre a essere una persona che dice delle cose complicate parla molto veloce, e quindi
sì, mi ha aiutato molto. Ecco, penso non sia stato semplice per chi doveva provinare, scegliere la voce, adatta. Tu hai un ricordo del... Allora, del... il provino me lo ricordo molto bene. Andai a fare il provino, questa è una chicca, se non la dico mai. Andai a fare il provino con una direttrice che non è Monica Patrizio, un'altra direttrice, si chiama Silvia Pepitoni. Mi scelse per questo ruolo. Io quando entrai in sala, vidi questo personaggio, ho detto, questo personaggio non è per me. Visti questo. E quando ho visto quello di Gabriele, ho detto, ecco, quello è il mio personaggio, cioè io sono più giusto su quello. E dico, ma Silvia, dico ma sicura devi fare questo? No, devi fare questo. Faccio, dunque, ricordo che non fui il primo a fare il provino, nel senso su Sheldon credo ne uscirono almeno quattro prima di me. Ti ricordi che eravamo, arrivavamo tutti scaglionati, sì, quando abbiamo fatto i provini? Però comunque non eravamo i soli, no? Esatto, non ero solo, perché ognuno, sai, quando si fanno i provini si scelgono 3-4 voci su ogni ruolo, poi vengono, i provini vengono mandati o in America o nelle televisioni o in Italia, insomma, da chi di dovere, scelgono i provini e poi li mandano indietro le risposte. Quindi il mio collega precedente entra ed esce dopo 45 minuti. Io ero lì, ero disperato, ho detto, dico, dovevamo andare via. Poi sai, quando fai un provino non è che sei proprio tranquillo, c'è sempre un po' un'ansia di fondo, perché da una parte lo vorresti vincere, però non sai che cosa vai a fare, quindi è sempre un terno all'otto. Perché tu non conoscevi la serie. Io non conoscevo proprio la serie, non conoscevo il personaggio. Tra l'altro, quando vado a fare un provino, prima mi informavo, adesso evito proprio di informarvi, preferisco una naturalezza data dal, proprio dalla non conoscenza di quello che stai facendo. Niente, praticamente entro dopo 45 minuti, mi viene spiegato il personaggio, mi viene questo Italian Answer Flags, e praticamente viene spiegato il personaggio e faccio una visione sonora del provino, quindi mi fanno vedere cosa la scena, ricordo era la scena del primo episodio, dove c'era un monologo di tutte le sue manie, non mi ricordo, riguardo anche qualcuno gli ha spostato qualcosa. E a un certo punto mi dice, vabbè, proviamo a incidermi una. Dico, ah, vorrei fare una prova. No, vabbè, sì, però facciamo una prova rossa, vediamo un po' come viene. Faccio una prima incisione. Va bene, ciao, grazie. Tutto il mio provino è durato 6 minuti e mezzo. E io gli dico... Dico, guarda, dico, fammi, che ne so, fammela fare un'altra prova, dico, almeno, intanto, sì, io volevo dire, 45 minuti, hai tenuto l'altro, dammi un'altra possibilità, perché magari uno pensa sempre che quando fai un provino, magari se lo fai più volte, aggiusti un po' il tiro, no? Viene meglio. Mi ha cacciato dopo 6 minuti, quindi ho detto, dico, sono uscito devastato dal turno, ho detto, dico, io sto provino non vincerò mai. Dopo 2 settimane aveva una telefonata che evidentemente il provino era stato abbastanza efficace, che poi ho saputo quando sono uscito che l'assistente con il direttore si sono guardati e hanno detto è lui, non può essere altro. Ma quindi sono stati in Italia a sceglierti? No, oppure sono stati in America. I provini sono stati mandati prima in Italia e poi in America. Sicuramente sono stati mandati a Mediaset e poi in America, credo che abbiano fatto una domanda. In America anche abbiano contribuito, sì, sicuramente. Tipo hanno fatto un doppio. Perché mi ricordo che poi noi abbiamo conosciuto alla prima. Cioè, sì, quando uscì la prima stagione a Roma Fiction Festival, Johnny Galligan, Jim Parsons e Calicuoco. E insomma ci abbracciarono, insomma, non dico come se ci conoscessero, però insomma sapevano di noi, furono molto carini. E quindi dopo questa scelta li avete incontrati tutti e tre e vi siete presentati come le loro voci italiane. Guarda, ci hanno un po'... noi siamo arrivati, non conoscevamo nessuno, dalla società ci avevano detto fate un salto a Roma Fiction Fest perché ci sono le persone, insomma i vostri personaggi che vengono, sì, che vengono in trasferta per presentare la serie in Italia. Noi siamo andati un po' allo sbaraglio, non c'era nessuno che ci poteva presentare. No, alla fine della proiezione ci siamo fatti forza. Beh, lui è stato dire. Proprio, si è preso di pianto. Ci siamo fatti forza e siamo andati. Voglio dire, ci puoi perché doppia scelta? Perché doppia scelta? Esatto. No, non mi assomiglia per niente come persona. E praticamente ho preso una persona che c'era lì, gli ho chiesto, dico, guarda, siamo i doppiatori italiani, ci manda la Poste Europe, ci fai salutare? Ci fai salutare gli attori? Questa è impazzita, questa ragazza, e ci ha presentato e ci ha fatto subito entrare. Loro ci hanno guardato,
Il mio è rimasto immobile, si vede che si aspettava forse una fisicità magari un po' più consona alla sua. Quello di Gabriele l'ha abbracciato, ricordo, era felicissimo. Si gira Penny, mi guarda che lì qua che fa, è la mia? In inglese? Non potevo. No, e lei purtroppo non poteva venire perché Eleonora aveva avuto un problema, un disguido, ci rimase molto male. E questo affetto che hanno riuscito, poi loro, anche il mio è stato molto carino, questo affetto che ci hanno riservato è stata veramente una bella esperienza, molto carino. Beh, insomma, sono quasi, più o meno sono nostri coetanei di fatto. Sì, credo di sì. Sì, più o meno. Sì, io non posso dire a mia età. No, bene. Però sì, in questo modo siamo sulla stessa età, dai. E per voi invece l'esperienza del provino come ve la ricordate? Questo vuol dire più parlare. Questo vuol dire forse stringere, ci chiamano da su. C'è proprio il barco, capito? Stiamo perdendo il volo. Esatto, non credo. No, invece per voi anche voi non conoscevate la serie? No, neanche io, neanche Gabri forse no. Però diciamo la scatola chiusa, il personaggio è un po' più non è particolare come semplice, scelta. Semplice. No, non mi permetterei perché non no, so. No, in confronto ai loro. Però diciamo ecco, proprio per uno particolare, tu come ti ricordi, hai un ricordo particolare del provino per Penny? Un ricordo particolarissimo non ce l'ho. Però ovviamente come in tutti i provini che fai ci metti senz'altro l'anima, ci metti tutto quello che hai, quindi ci tenevo particolarmente. Ecco, però ma è andato come fai piuttosto liscio. Come fai a non far mischiare la tua personalità a quella di un personaggio che praticamente non conosci perché lo stai vedendo per la prima volta e quindi a distinguere anche magari ad altre attrici che hai appena doppiato? Dei colori diversi. Esatto. In questo ti affidi innanzitutto a quello che vedi, a quello che senti, sentendo l'originale, e poi ti affidi al direttore. Certo. Il direttore è importantissimo perché conosce il prodotto ovviamente alla perfezione e quindi ti dà assolutamente delle direttive, ti dà dei consigli e tu ti affidi assolutamente a quello che ti viene detto e cerchi di ricreare assolutamente quello che poi vedi, quello che senti, insomma, di attenerti all'originale. Ecco, so che anche voi come Leonardo avete avuto modo di doppiare anche cartoni animati rispetto a serie TV, eccetera. Qual è la differenza tra doppiare un personaggio animato e un personaggio in carne ed ossa? Completamente diverso. Ma è diverso nel senso più semplice, più difficile, il labiale, come funziona? Per alcuni versi è più difficile, credo, perché comunque diciamo il pupazzo non respira. Certo, una tecnica diversa. Sì, ma poi soprattutto è proprio i cartoni animati possono essere dei generi più disparati, no? C'è il cartone giapponese che ha un tipo di lavoro, poi c'è il cartone Disney, poi c'è il cartone Cartoon Network stile, sì. Insomma, cioè sono tecniche completamente diverse di disegni, sì. E quindi anche di animazione, di recitazione, conseguentemente degli attori, che poi anche loro vengono doppiati da attori in lingua originale a seconda di. Spesso lo devi caratterizzare, esatto. Cioè fare anche a volte una voce devi diversa. Cambiare voce completamente, a volte devi fare la tua però falsata, rendendo vero e credibile quello che dici, a volte devi fare l'eroe su una cosa che comunque è finta, cioè esatto. È tutto diverso. Conto è seguire un telefilm. Invece un essere umano, diciamo, in qualche modo, se sei ben distribuito, si chiama così la distribuzione, quando un direttore sceglie, no, le voci sugli attori, naturalmente in genere se viene fatta bene, diciamo che si suppone che tu possa essere adatto a quel ruolo, a quel tipo di attore, a quella faccia, la fisicità, che sì. Tu possa ricoprire. Ti diamo un po' vicino lì perché siete stati distribuiti. Quindi insomma, per farla breve, è naturale che se sei comunque un attore e devi in qualche modo riprodurre le movenze di un altro attore, in qualche modo ti ci approcci in maniera più realistica, no? E invece il cartone ha bisogno in genere di essere sopra le righe, sì, no? Sì. E di una recitazione più teatrale, per esempio, ecco perché poi spesso, io lo dico sempre, questa cosa, insomma, chi viene dal teatro o comunque ha un'esperienza anche come attore a teatro, secondo me ha una marcia in più in generale, ha più carte a disposizione, no? Perché come diceva giustamente Monica, il doppiatore è un attore, insomma, ed è giusto che sia così. Perché è un attore specializzato nella voce, quindi deve anche un attore deve anche non imporsi troppo sul personaggio che sta doppiando, giusto? Cioè, come devi contenere, in teoria, cioè, devi fare quello che fa lui.
non puoi, come dice Monica, non lo fa, quindi non lo fare questa cosa, non fare questa introduzione, perché lui in originale non lo fa. Tu stai zitto, devi metterci del tuo, ma comunque stare attento a non so, assolutamente non so, bisogna rispettare quello che fanno loro. Certo, è normale che ci sono a volte delle sfumature che noi diamo, che sono delle chicche che magari, anche se non fai in originale, però stanno bene sulla faccia, sulla testa, non se lo metti sempre, se no non so, perché però un po' di te c'è, cioè, basta che Leonardo, Gabriele e Eleonora non vadano sopra ai loro personaggi, cioè che magari mantengano le loro funzioni di adattatori d'originale, vogliamo dire di attori d'originale. Ecco, quindi c'è anche un lavoro di adattamento post, cioè nel senso, mentre doppiate c'è un lavoro di adattamento delle. Guarda, l'adattamento viene fatto prima. Però dico, c'è una cosa che viene. Che a volte ti trovi in scala e dice funziona. Sì, castra perfettamente. Specialmente magari. Aggiusti qualche battutina in sala. Esclamazioni. Ma già la perfetta a me perdono così, però voglio dire, ci sono delle cose che ti vengono in sala, funzionano e le tieni, non cambiando minimamente il senso. Una cosa che fa più ridere piuttosto che un'altra. Certo, siamo attenti a quello, a non cambiare il senso dell'originale, cerchiamo di riprodurre quello che fanno loro. Anche ovviamente poi i dialoghisti fanno anche nella lingua italiana. Sono anche più specializzati, anche se, cioè, sempre meglio, perché poi insomma, appunto, come dicevate anche voi prima, non è semplice assolutamente, non solo per i termini, per le loro recuperazioni, ma anche proprio riportare in italiano certe sfumature che sono anche i doppi sensi, che loro battute costruite laddove possibile lasciamo tutto uguale. Laddove non c'è una traduzione esatta, cerchiamo di trovarne una quanto più fedele al senso di quello che dicono in originale. Quanto meno che nella nostra lingua, nella nostra cultura, significa si possa avvicinare. Ti ricordi, ce n'era stata quella col gatto, che non sapevamo che voleva dire, non ricordo, c'era una cosa, una similitudine col gatto che da noi non funzionava, abbiamo cambiato. E però era quello il senso, certo, della battuta, e quindi abbiamo preferito prenderci questa libertà di cambiare questa cosa, perché per far arrivare meglio poi la risata che c'era in coda, perché poi noi dobbiamo fare anche i conti con la seconda guida, con le risate preregistrate, perché se in quel momento tu non metti la battuta che dico in originale, diciamo, perché ride? Quindi bisogna. Va bene, allora io manderei il primo contenuto, che è un'intervista ai creatori della serie, e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Va bene. Ma prima un altro paio di domande. Dunque, volevo chiedere a te, Gabriele, quando registrano lo show in America, tra l'altro bellissimo, lo dicevano anche qui, loro hanno il pubblico, quindi la famosa cosa delle risate registrate, perché sanno esattamente dove il pubblico americano ride e quindi ce le mettono registrate sopra, perché lo registrano con il pubblico live. Ma la cosa bella è che insomma, la sceneggiatura conta tantissime citazioni, Star Trek, Star Wars, fumetti, scienza, fisica, e loro hanno ovviamente a disposizione un team di esperti che supporta sia gli scrittori che gli attori nel spiegare di che cosa stanno parlando. Certo. Voi le citazioni, le cose, le capite tutte? C'è qualcosa che sfugge? Avete come un team? Non si può più parlare. Beh, in realtà no, non, cioè, spesso sì, naturalmente, però ci sono volte in cui ci diciamo proprio però ci abbiamo un team vincente, di Pofi, Graziano Reggente, esatto, che di Pofi, Graziano Reggente, doppiatori di Horowitz, di Raj, Reggente, e Reggente un po' nerd anche loro, e sanno Emiliano veramente tanto, se no facciamo qualche ricerchina, che va in fumetteria, perché io immagino che gli adattatori insomma facciano tutte le ricerche del caso, sì, certo, non dire cose non attenenti. Magari, non so, mi mettono asterischi, cose sul copione, qualche volta ormai non ce n'è più bisogno, nel senso che se qualcosa non è immediatamente comprensibile si apre internet. Beh sì, in realtà sì, poi naturalmente tutti con il telefonino, col computer, quasi tutti gli studi di doppiaggio, il nostro ha una connessione wireless attiva, per cui uno poi controlla. Quello si fa le ricerche per vedere di che non sta facendo una cosa. Assolutamente, quello che si fa già il Monte, sì. Esatto, già lo fa il dialoghista prima, in sala se c'è dubbio si fa. Si va a vedere. Quindi avete i colleghi nerd, i doppiatori di Raja, Stuart. Voi quanto siete nerd invece? Ah, per niente. Zero. No, io un po' sì. Sì, no, sì, un po' sì. Ma secondo me, se io dico sempre, siamo un po' tutti nerd in fondo. C'è sempre qualcosa per cui abbiamo una mania, una fissazione, o comunque anche fosse una passione
insomma elevata alle, all'estremo, estremizzata. Le vedete tutta seria, ma fai cosplay lei. Anche tu sei appassionata di fumetti? Oppure, no, per niente. Quindi infatti rispecchi, ho scoperto un mondo. Ah, ecco, sì, però rispecchi anche mai il personaggio che interpreti. Assolutamente. Che era tanto una brava ragazza. Perfettamente sul ruolo. E c'è un episodio che ricordate in particolare, accaduto in sala di doppiaggio, una scena particolarmente divertente, qualcosa che è successo che ricordate con affetto del... Vabbè, tante, perché noi comunque, noi in sala ci divertiamo oltre a lavorare. Moltissimo, e a volte è faticoso andare avanti perché ridiamo. Perché si ride. Ci sono stati un paio di cose. Una scena che ricordo io con piacere, mi ricordo una cosa divertente, è quando in una stagione, non so se era la seconda, la terza, gli entrano i ladri dentro casa e gli rubano praticamente una serie di cose, e quindi il poliziotto va lì e gli chiede cosa gli hanno rubato, e lui comincia con una filippica, un monologo di tutto, cioè, infatti ridete perché ve lo ricordate, di tutto quello che gli hanno rubato. C'è il poliziotto che alla fine se lo guarda e dice: va bene, videogiochi vari. No, guardi che io, quella fu una cosa molto divertente. Poi ricordo un turno a due, forse a tre, in cui qualcuno ha detto una cosa tipo mezz'ora di risate, quindi siamo dovuti uscire. Qui nella settima c'è un pezzo strepitoso, secondo me, tra Sheldon e Amy. Strepitoso. Amy è stato un ingresso azzeccatissimo. Sì, Amy è esattamente molto, come Bernadette. Sì. Hanno completato il quadro. Emilia Costa. Sì. Sono Emilia Costa e Gemma Donati. Che fa Bernadette. Loro sono tutti azzeccatissimi e secondo me la serie non risente affatto degli anni, ecco, cioè, anzi va migliorando, sì, si innova di stagione in stagione. Sono geniali. Cos'è questa cosa tra Sheldon e me? Non si può dire, non è andata in vero, non si può dire. Invece un'altra cosa che mi ricordo con affetto è quando abbiamo... Ricordi quando abbiamo fatto insieme la canzone insieme a Federico Di Poli? Lo stavo dicendo, è anche Bernadette, voglio sposarti! Quello. Alla fine ho piatto. Allora, diciamo che tendenzialmente si dice lasciate originale laddove cantano. Tagliela dire. Allora, io sono una testarda, per cui dico, perché non provarci? Proviamo. Chiaramente non con il maestro in sala, proviamo tra di noi. E alla fine magari si va via un po' più tardi, però secondo me il risultato non avremo, loro sono eccezionali, ma immagino che abbiano provato parecchio. E quindi poi alla fine dico vabbè, noi l'abbiamo fatto in italiano. Se lo volete ce l'avete. Sono peraltro tutti molto bravi, perché sono disponibili, perché sanno cantare. Si mettono in gioco. Assolutamente sì. Quindi alla fine sulle canzoni sei tu che decidi se lasciarle in originale? Sì, no, io decido di no, mai. Le originali. A meno che non ce li hai in colonna internazionale, che è una cosa tecnica, quindi non le puoi togliere. Ma altrimenti io le faccio molto volentieri. C'è stata una bella canzone in questa stagione di Deep Offi. Beh, Howard, sono geniali le canzoni di Howard, fa una cosa pianoforte per Bernadette. Sì, sì, sì. Guarda, ha fatto un capolavoro in italiano. Di fare altrettanto, però di, come dire, di omaggiarli in qualche modo, sì, e mi sembra anche giusto. Sì. Bene, ultima domanda per chiudere, oltre al doppiaggio vi occupate anche di altro, avete dei progetti in ballo, state doppiando altre serie, in che cosa vi impegnerete nel prossimo futuro? Per quanto riguarda il doppiaggio, sì, ci sono delle altre serie in ballo, io personalmente sto facendo un'altra serie con una società che si chiama Mais, si chiama The Originals, sempre Warner, il canto, un genere che fa parecchio, e poi un paio di serie di cartoni animati nuove, per cui non tutto il Battle Brothers, che è una serie giapponese che pare debba avere un parecchio successo, se non facciamo il merchandising. Per quanto riguarda extra doppiaggio, in questo momento sto valutando un paio di cosine diverse su tutto un altro genere di cose che mi piace disegnare, quindi sto creando una cosa mia, vediamo un po'. Quindi vediamo come va. Per voi invece? Io tra poco ricomincio su Purgatori, che è sempre una serie nostra, e andrò in sala, però ancora devo cominciarla. E poi come doppiatrice, quindi? No, pensavo come direttrice. Sì, okay. Sì, no, sono proprio lavori differenti, okay. Io non so che... No, poi, però è come il... Il regista e l'attore. Un po' diverso. E considera che il nostro lavoro ci porta a stare in sala una media di 9 ore quando va bene.
quindi dice non c'è tempo per fare altro anche volendo. Beh, poco. Sì. Soprattutto con tante serie per cui c'è un lavoro continuativo. Sì, ti incastri tra una serie. E quando arrivi a casa sei devastato. Ma molto felice, io lo dico sempre, sì, c'è chi anche lavora in miniera e quindi voglio dire, noi ci divertiamo moltissimo. Sì, assolutamente. C'è una stanchezza diversa. Una miniera colorata. Che a volte non hai una stanchezza mentale. Diciamo che te lo rimani nei tagli di tempo del sabato e della domenica. E voi invece altre serie, cose che state seguendo, che farete? Tante, tra cartoni, so, documentari, soap opera, ne facciamo talmente tante, fare tutti i nomi, insomma, sì, sarebbe esatto, un pochino, diciamo che però sì, insomma, lavoriamo quotidianamente con... Esatto, sì, io poi personalmente nasco addirittura come musicista prima ancora di essere attore. E come canta, qui, come sì, canta, no, nel senso, appunto, come suona la chitarra il signorino. Per rispondere al fatto di, cioè, di progetti, cioè, sì, effettivamente... sono anni che anche porto avanti in parallelo quest'altra attività e quindi insomma tra l'altro adesso ho fatto da poco un disco nuovo, speriamo che veda la luce presto, insomma. Compratelo. No, però cioè, quando ora non è uscito. Però insomma diciamo che è così. È molto bravo. Sicuramente, insomma, poi ecco, per fare un discorso più generale, molti attori e doppiatori sono comunque degli artisti anche poliedrici, fanno tante cose diverse, no? Perché non è detto che un attore sia solo una... In effetti in America è così, cioè gli attori sono cantanti, attori, ballerini, scenografi, non so, costumisti, registi, quindi è, in realtà è un bel mestiere anche per questo, no? Perché in realtà è fatto di questo, è fatto di arte, cioè, quando è possibile, insomma, sì. E noi cerchiamo di mettercela tutta. Bene, allora vogliamo vedervi all'opera nel doppiaggio live, nella live performance. Nel frattempo noi vediamo un altro contributo che è un'intervista a Jim Parsons, mentre voi prendete posto in cabina di regia, così poi vi ascoltiamo. Vivendo a contatto così tanto con questo personaggio, lavorando ore e ore a contatto con la sua personalità, se vogliamo, ha influito questo sulla tua vita personale? Nel senso, ti è mai capitato di avere episodi in cui rispondi come Sheldon a qualcuno senza volerlo? No, cioè, semmai è lui, sono io che incido nella sua vita personale. No, assolutamente no, doppiamo talmente cose diverse. Certo, un po' mi somiglia, c'è una parte del suo carattere che un po' ricordami, magari quando è puntiglioso. Però diciamo riesce a dividere il lavoro. Sì, sono Sheldon quando faccio Sheldon, sono altro quando doppio altro, però non influisce assolutamente nella mia vita personale. Ogni ruolo che noi facciamo è diverso e uso una parte semmai del mio carattere per entrare in quel personaggio o in quell'altro, per cercare di farlo al mio meglio. Al meglio delle mie possibilità. Altre domande? Prego. Volevo chiedere sempre al dottore Sheldon, appunto una delle forze motrici poi della serie è proprio l'umorismo, anche il ritmo attoriale di Jim Parsons. Sì. Per te che lo studi così da vicino, secondo te qual è la sua unicità che rende questo personaggio un po' un'icona? Parlare con gli occhi. Parla con gli occhi, un personaggio che parla con gli occhi oltre che con la sua bravura, quindi è difficile, nello stesso tempo facile stargli dietro, perché basta guardare i suoi occhi e intonarsi assolutamente alle sue espressioni, al suo viso. È un attore secondo me molto bravo, perché con poco veramente riesce a dare tanto in una battuta, perché i suoi occhi parlano da soli. Qualcun altro? Ok, non ci sono altre domande? Prego. Una domanda in generale, diciamo un po' a tutti, ecco, sì. Visto che è una serie che è andata migliorando come ascolti, per loro appunto che l'hanno studiata, in un certo senso se si sono fatti un'idea di cosa è andato, diciamo, sempre più funzionando nell'alchimia tra la serie e il pubblico negli anni. Tra la serie e il pubblico? Tra la serie e le persone, insomma. Sì, i fan. Ah, so, secondo me è proprio è fisiologico, sicuramente molto ha a che fare con no, la quantità di messe in onda e la quantità di canali, no? Da cui è stata messa in onda, quindi probabilmente ha cominciato ad acquistare quel pubblico da quando è stata messa su Mediaset, su Italia 1, no? E quindi da lì magari chi non l'aveva vista prima si è andato a rivedere gli episodi precedenti
piano piano si allarga. Secondo me è un dato fisiologico, cioè non ha a che fare con l'evoluzione della serie, perché la serie è bella da vita all'inizio, sì. Se la si conosce dall'inizio è comunque bella ed è bello seguirla, no? Infatti il pubblico si affeziona ai loro tormentoni, esatto. Le discussioni tra Leonard per originale, esatto, esatto. Cioè. Le loro discussioni tra Leonard e Sheldon quando devono comprare il cibo cinese, sì, dove c'è quella c'è filippica che c'è, oppure i siparietti tra Amy e Sheldon, no, tra Amy, tra Penny e Sheldon quando sono in macchina. E c'è la storia della macchina, della spia rossa, cioè ci sono questi tormentoni che secondo me poi il pubblico piano piano riconosce, e quindi in realtà si affeziona e si diverte a vedere. Cioè secondo me è assolutamente trasversale, perché in realtà, anche se è così particolare, no, sminerve eccetera, però in realtà poi le situazioni sono così comiche e così brillanti che poi in realtà cioè, prendono una fascia molto grande, cioè sempre più grande di pubblico, cioè veramente dal 25enne al 60enne. Esatto, dire. Esatto. Quindi comunque sì, si parla anche a volte anche di ammiccante. Ed è una situazione molto attuale, certo, anche. Cioè, sì, sì, sì. Sentimentali. Ci si medesima nelle tipologie di vita di questi personaggi, perché comunque cioè, io da trentenne, da ultra trentenne, diciamo. Il medesimo, no? Bene, altre domande? Prego. Rispetto a Big Bang Theory. Si è detto che all'inizio il telefilm facesse un po' fatica a restituire l'immaginario nerd e che invece col tempo si è riuscita in questo obiettivo, no? Quindi c'è stato proprio un problema a rappresentare il nerd. Secondo voi su che cosa si è lavorato affinché appunto adesso, perché adesso appena uno vede la serie è chiaro che sono nerd, è chiaro l'immaginario così, quindi secondo voi a livello dei tre personaggi che interpretate su che cosa si è lavorato, si è perfezionato, si è aggiustato del tutto? Forse anche sui dialoghi, perché spesso magari la difficoltà è proprio per riprodurre lo stesso tipo di battuta, di sketch che hanno loro. Quindi probabilmente lavorando più a fondo anche sui dialoghi e sulle traduzioni. Ma tu parlavi nello specifico del doppiaggio, oppure no, proprio della serie, vero? No, sì. Sceneggiatori. Perché in effetti sì, secondo me non è che c'è un problema di sceneggiatura, è solo una naturale evoluzione della serie, perché all'inizio devi delineare, immagino, no? Scrive, deve delineare un personaggio e quindi non ne restituisce subito tutte le sfaccettature, altrimenti svelerebbe, no? Però, sì. Insomma. E poi l'introduzione del personaggio di Stuart. Esatto, l'introduzione dei personaggi diciamo, aiutato, di contorno, anche molto importante. No? Esatto. Oltre ai tre protagonisti, poi appunto adesso ormai sono protagonisti anche loro, ma insomma, Agi, Howard, ma anche le fidanzate. Stuart specialmente, che ha dato proprio un luogo nuovo dove sì. Parlare di cose che di solito vengono un po' attribuite ai nerd, esatto. Quanti, fumetti, libri, Harry Potter e tutta questa. Esatto, secondo me è semplicemente che narrativo. Il motivo per cui probabilmente sono arrivati a fare così tante stagioni, cioè a poter creare delle situazioni comiche, divertenti e accattivanti ancora dopo 7 anni, esatto, insomma, esatto. E continuano a farlo, perché se mi dite che insomma, ancora per altre 3 stagioni evidentemente hanno materiale, insomma. Sì, è una domanda che mi interessa personalmente perché mi occupo di traduzione. Il vostro rapporto come doppiatori con gli adattatori e coloro che traducono i dialoghi dall'originale? Nel senso, c'è qualche volta in cui vi incavolate perché magari vi hanno dato una battuta che non ha senso in italiano o che non funziona? Sì, risolve felicemente in sala. Con l'improvvisazione. No, vedendo quello che dice in originale, cercando di trovare una possibile soluzione in italiano, magari mettendo più test insieme, la mia, la sua, certo. La direttrice, a chi viene un'idea migliore per poter... Guarda, posso essere sincero, i dialoghi di questa serie sono molto forti, sono molto precisi, raramente andiamo a toccare qualcosa, quindi non è questo il caso della serie dove ci possiamo arrabbiare se non ci arriva un buon adattamento, non una traduzione, un buon adattamento. Perché rispecchia esattamente quello che dice in originale. E già avevo detto prima, laddove possibile cerchiamo di trovare una similitudine italiana senza snaturare il prodotto originale, ma a volte è una collaborazione di più test, cioè cerchiamo di essere una catena di montaggio che funziona all'unisono e che collabora. Okay. Allora, io ringrazierei a questo punto Leonardo Graziano, Gabriele Lopez, Eleonora Renzi e Monica Pannizzi. Chi volesse rimanere a vedere in anteprima i 2 episodi della 7ª stagione in onda domani in Italia su Joy. E grazie a tutti di essere intervenuti. Grazie. Grazie a voi.